a Roberto Scaglione, appuntamento di Obiettivo di X di oggi domenica 16 febbraio del 2020, è la domenica successiva alla giornata mondiale della radio. Altri festeggiamenti, chiamiamoli così, avverranno anche nella giornata di oggi per sfruttare il giorno festivo, quindi saluti innanzitutto agli amici della sezione Ari di San Severo che sono in questo momento in Corso Garibaldi, ci saranno fino alle 13, ci sono già dalle 9.30 proprio per questa manifestazione in occasione della nona giornata mondiale della radio patrocinata dall'UNESCO, giornata mondiale della radio che è un'opportunità unica per richiamare l'attenzione sull'importante valore della radio che rimane ancora oggi il più potente mezzo di comunicazione esistente. Nel corso di questo evento si è data anche la possibilità e si darà ancora fino alle 13 la possibilità ai visitatori di far conoscere non soltanto l'Associazione Radioamatori Italiani e le attività ad essa connesse, ma anche di poter apprezzare sul campo le potenzialità delle radiocomunicazioni, in particolare nelle situazioni di emergenza, grazie all'installazione di una postazione radiomobile. Ringrazio la sezione Ari di San Severo e soprattutto Enrico Maggio perché in questo momento si sono fermati dalla loro attività che abbiamo appena illustrato per ascoltare insieme a coloro che sono lì presenti sul luogo Obiettivo DX. Quindi un saluto a tutti, grazie, così come grazie agli amici della DAI Telecomunicazioni con Giorgio Mossino in testa, la settimana scorsa erano veramente tanti. Grazie per essere intervenuti alla manifestazione della giornata mondiale della radio. Siamo molto contenti per la riuscita della manifestazione, abbiamo fatto dei collegamenti per radio, abbiamo avuto dei saluti dalla trasmissione Obiettivo di X di Adventist World Radio, in onde corte, una stazione radio a livello mondiale. Abbiamo preparato dei piccoli pensieri fatti col cuore all'amministrazione comunale di San Severo. Grazie. La nostra cartolina QSL della sezione con un piccolo tagliaffetto. Ringrazio per il commento per questa bellissima manifestazione che è importante. Noi grazie. Speriamo di intrattenere, di iniziare un rapporto di collaborazione con l'amministrazione, che siamo a disposizione come Associazione per i Motori Italiani e siamo molto contenti dell'interesse che l'amministrazione sta dando verso la nostra associazione. Grazie, è doveroso il bacio. Grazie. Allora, per quanto riguarda la protezione civile, io mi permetto di lasciare un piccolo attestato per essere veramente partecipato. Grazie, gentilissimo. Fai vedere l'attestato. Anche per quanto riguarda la Croce Rossa, grazie per essere intervenuti. Grazie a voi. Grazie. Grazie anche per voi, un piccolo attestato con la cartolina della situazione. Va bene, noi adesso continuiamo nelle nostre attività di collegamento radio, abbiamo una stazione attiva in onde corte. Sì, chiedo scusa, non ho fatto le presentazioni, Enrico Pernacchi, vicepresidente del Consiglio Comunale di San Severo. Scusatemi, nella concitazione degli eventi. Il signor Rinaldesi Gianluca, presidente del Radio Club San Severo. Perfetto, per quanto riguarda la Croce Rossa Italiana, Pietro, Anna Maria e Lucia. Grazie mille a tutti. Benissimo. Ok, grazie per essere intervenuti. Grazie. Siamo sempre attivi sul territorio, tutti quanti insieme, congiuntamente, a favore della popolazione. A risentirci e arrivederci.